Prendiamo lo spunto da questi marmi che rappresentano di Carrara una virilità che probabilmente gli italiani stanno dimostrando di non avere più, visto che credono a personaggi come Oscar Giannino, che già ha una faccia da stronzo di quelli proprio, proprio da disegni satirici. E tuttavia questo personaggio si permette, siccome è uno stronzo, ma sa perfettamente con chi ha a che fare, e si permette di allinearsi sulla linea di tutti i venditori di fumo che imperversano in questo paese. Tra l'altro è un tale venditore di fumo che ha fatto credere sia essersi laureato in America. Masterizzato! Sì, poi ha detto che si è masterizzato, e manco fosse un DVD, capito? È probabile che sia un DVD, è più probabile che sia intelligente un DVD che non lui. Poi se piange lui, se piange, andrà a piangere dalla sua mamma. Io posso anche regalargli un po' di carta igienica per possibilmente, anzi carta vetrata per detergersi le lacrime dagli occhi, capito? Allora, ha detto che si è laureato in America. Allora, a parte il fatto che quando uno mi dice che si laurea in economia in America già mi fa schifo, perché mi dimostra chiaramente che è un personaggio che è andato a farsi lavare il cervello nei soliti luoghi dove, oltre a lavare il cervello, incontri personaggi del calibro di Mario Monti. Questo basterebbe questo per farsi grattare i coglioni più di una volta, è vero, quindi facciamo vedere questa virilità qui di uomini che una volta avevano i coglioni, pare che adesso non ci siano più. Chiediamolo alle femmine italiane, hai capito? Questa è la prima cosa che dobbiamo dire. E l'altra, che dobbiamo far vedere due articoli che sono molto importanti. Elezioni, va in scena la strategia della disattenzione. Poi il mercato chiama arrestato la D di Finmeccanica. Eccoci qua. Allora mi dica. La ci dica, dottore. Allora, questi sono due punti essenziali su cui io mi vorrei un momento soffermare. Primo, l'arresto di Finmeccanica fa parte della D, dell'amministratore delegato di Finmeccanica, fa parte di un'operazione che noi abbiamo già denunciato molte volte. Di marketing estremo. Come c'è il sesso estremo, c'è il marketing estremo. Ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è che loro signori sanno perfettamente che Finmeccanica rappresenta il massimo della creatività e della tecnologia e della ricerca, ma della creatività italiana, perché se l'Italia continua a esportare qualcosa, trasporta qualcosa che ha sempre a che vedere con la meccanica. C'è una realtà sociale che disturba molto loro signori, soprattutto i tedeschi. I tedeschi da una parte, lì c'è una concorrenza vera, però loro signori, che sono abituati a speculare sulla finanza, sui soldi, e sappiamo chi sono, a questi loro signori dà fastidio la produttività reale, la creatività che si esprime nella produzione di qualcosa di utile alla società. Questo è quello che è il primordiale fastidio che questa gente si porta dietro fin dai primordi. Perché contrasta e confligge con il dettato di metacomunicazionale che ci danno, per esempio facendocelo fornire dai sinistrorsi, che non hanno mai fatto un cazzo in vita loro e non sanno da dove si incominci. Non solo, ma oltretutto sono motivati spesso quelli che votano, incentivati, perché, sì, quelli foraggiati, quelli che sono votati sono dei cretini, a cominciare di Bersani, glielo dico subito, perché anche qui se lui vuole andare a piangere dalla sua mamma gli posso fornire della carta vetrata, a lui e alla mamma, perché la mamma si deve anche rimpiangere di aver dato alla luce con tanto figlio. E poi gli altri sono motivati soprattutto da odio e invidia. E invidia, sapete, l'invidia è un sentimento idiota che si può controllare quanto vuoi, cioè puoi scagliare l'invidioso contro chi ti pare. Quindi questa è la realtà nella quale noi ci troviamo. Quindi, primo aspetto è che la Finmeccanica
dà fastidio e deve essere suddivisa in tanti smantellata come stanno facendo ormai da 20 anni, esattamente, è suddivisa in tanti spicchietti e svenduta ai francesi, in particolare, esattamente, i quali non sanno fare niente. I francesi non mi risulta che siano dei grandi produttori in campo meccanico, assolutamente no. Forse aerospaziale qualcosa, sì, aerospaziale, bisogna vedere a chi l'hanno copiato. Per quanto riguarda l'altro aspetto che dicevo, è un aspetto che riguarda la creatività italiana e che viene visto soprattutto dai tedeschi come una ignobile, cioè loro dal punto di vista loro sono ignobili nel sentire la concorrenza e il fiato sul collo dell'Italia, che con i mezzi che sono un decimo dei mezzi che hanno i tedeschi riescono comunque a tenere il mercato in concorrenza con costoro, senza nulla togliere al valore della produzione industriale dei manufatti tedeschi, certamente, da farci tanto di cappello. L'altro aspetto, che è quello che abbiamo sottolineato sempre fra questi titoli, è che c'è una precisa strategia della disattenzione che si basa sulle varie Sanremo, sui vari Monte Paschi di Siena, che arriva all'improvviso a ciel sereno, tutta una serie di fattori. Beh, Monte Paschi di Siena almeno è un elemento di realtà, certo. Questi comunisti sono campati per anni speculando attraverso il Monte dei Paschi di Siena sulla pelle dei cittadini italiani, tant'è vero che il signor Monti, l'automa Monti, ha l'androide o automa è lo stesso meccanizzato Mario Monti, ha depauperato le famiglie italiane di una ricchezza di base con l'IMU, che tra l'altro è irregolare e illegale. Non ci scordiamo mai i 135 miliardi dati in regalo alle banche, che avrebbero dovuto rilanciare l'economia della piccola e media industria con quei soldi. Se ne sono guardati bene dal farlo, quindi è un furto del quale il signor Mario Monti, assieme dovrà rispondere. Esattamente, assieme al signor Napolitano e assieme al signor Bersani dovranno rispondere al momento opportuno, e speriamo che quel momento venga prima che loro non lo pensino. Quindi strategia della disattenzione con le battutine idiote di una Littizzetto messa appositamente a Sanremo per dire idiozie sessuofobe, capito? Quando il sesso è la cosa più bella al esattamente mondo. Quindi siamo a questi livelli: repressa sessuale, dopodiché brutta, racchia, idiota e repressa sessuale. Esattamente. O comunque, anche se non lo è dal punto di vista strettamente personale suo, la rappresenta, perché lei ha sempre rappresentato la bruttina, è vero, c'era, mi pare che sia proprio un libro suo, La bruttina attempata, ma comunque è comunque di quella razza di donne lì, le bruttine attempate, no? Allora, poiché abbiamo già illustrato queste cose, allora facciamo anche vedere l'ultimo aspetto, l'ultimo, sì, volantino di Rete dei Cittadini. In cui noi proponiamo le tre sovranità, ricordatevelo: sovranità politica, sovranità monetaria, sovranità territoriale. Contro questo sistema, che è contro tutte e tre le sovranità. La sovranità politica, gli uomini politici che pretendono di governare l'Italia sono tutti asserviti al potere anglo-americano, aggreppiati nel potere anglo-americano occidentalista, che fa perno su Israele. La sovranità monetaria, che ci è stata tolta fin dagli anni 90, privatizzando la Banca Centrale Europea contro qualsiasi logica di amministrazione giusta. Ma una logica c'è nella sottrazione del potere economico europeo, esatto. Che dava molto fastidio agli altri grandi punti esattamente, di concentrazione, come noi abbiamo più volte illustrato, e comunque va contro una logica di rispetto del cittadino e di interesse civico. La terza, la sovranità territoriale, ricordiamoci che in Italia ci sono 130 basi militari americane. Ovviamente in nome della libertà, perché noi siamo stati liberati, alleati, sono alleati, siamo liberi,
infatti, io dico sempre, quando avremo delle basi, 130 basi in Oklahoma, Arkansas, Connecticut, li dico bene, Texas, certo. A Tel Aviv anche, 4-5 basi a Tel Aviv. Sì, quando avremo 5, queste 6... basi, allora saremo davvero alleati, 5, 6... altrimenti siamo occupati. Esatto, 5-6 basi attorno a Londra, ad esempio, potrebbe essere utile, 4-5 in Scozia. E allora forse potremmo considerarci minimamente, no, però, alleati. Si sa poco, ma noi italiani abbiamo una base a Tromsø. Tromsø, oltre il circolo polare artico in Norvegia. Sì, bisogna vedere se batte ancora bandiera italiana. Non lo so, questo non lo so. Comunque qualche anno fa c'era. Sì, allora sai che con questo chiudiamo almeno questa prima tranche, facendo vedere quelli che corrono, perché gli vogliamo dire, corri popolo, che giusto... Cioè, quelli che corrono, quei cani che corrono dietro alla lepre, della lepre ci potremmo mettere qualche soldino. No, ma lo visto sai, saranno costretti a correre per rimediare qualche soldo. Mi viene in mente un proverbio africano, che tu sia leone o gazzella, quando ti svegli la mattina devi correre. Esattamente. Impariamo degli africani. O per scappare o per cercare di acchiappare. Impariamo degli africani che hanno molto da insegnarci. Lì, eh? Right. Sì, no, quell'altro.